Scusate, mi preparo, mi sono portato i libri. Gli insegnanti senza libri sono persi. Allora, dopo tutto quello che è stato detto prima che io entrassi, sono un po' in tensione. Cioè, io non ho i problemi, non ho la soluzione per i problemi del mondo. E semplicemente sono uno che si diverte a fare il mestiere che fa, l'insegnante. Dico sempre che noi facciamo un mestiere impagabile, perché non viene pagato, ma perché abbiamo a che fare con gente come voi. E gente come voi, ragazzi, ci dà una possibilità, quella di, appunto, di non annoiarci mai. Mentre tra noi un po' più grandicelli a volte ci raccontiamo delle cose che alla lunga annoiano, voi ci costringete a non annoiarci. Quindi oggi, non lo so, io stasera vedo che io mi aspettavo un pubblico con un po' più di... No, ci sono anche, si sono messi dietro le quinte, più lontani. Ci sono soprattutto ragazzi, va bene. E che cosa ci raccontiamo? Vediamo da dove partire. Vorrei lasciare un po' di spazio poi anche alle vostre domande. Ma partiamo da... l'età appunto in cui vi trovate. Vi dicevo, io non ho le soluzioni, sono veramente una nullità. Semplicemente che le nullità hanno una fortuna, che è quella che un filosofo greco riassumeva così, che noi abbiamo due orecchie e una bocca per ascoltare il doppio rispetto a quanto parliamo. Io stasera parlerò un po' di più perché mi hanno dato il microfono e devo parlare. Però il mestiere che faccio io è un mestiere che ha la sua forza nel fatto di ascoltare. Di ascoltare i volti dei ragazzi che ho di fronte. Ed è una fortuna che si consuma in aula tutti i giorni, al momento dell'appello. Il momento dell'appello è il momento più importante di tutta la giornata in classe. Tutti entriamo in classe con un carico di fatica, la nottata, la stanchezza, dobbiamo affrontare una giornata di 5 o 6 ore di scuola. E ci sono dei nomi che vengono pronunciati. Nome e cognome. Sì, il tuo, la mattina, tutte le mattine. E tu guardi quei volti e quando quel nome viene pronunciato è accompagnato così da una timida certezza di essere lì in quel momento. Cioè, professore, se potessi starei da un'altra parte, lei lo sa bene, no? E invece siete nell'età in cui quello che è importante riuscire a fare è che quel nome e cognome venga portato in giro con orgoglio. Pensate che su questa terra sono passati, c'è chi calcola 60 miliardi, c'è chi calcola 100, facciamo una media, 80 miliardi di persone. Non ce n'è una che abbia le impronte digitali uguali all'altra. Il che significa, cara mia, che tu devi lasciare un'impronta su questa terra che nessun altro potrà lasciare. Bella responsabilità. Come ti chiami? Greta. Ecco, Greta. Cioè, come te non c'è stato e non ci sarà nessuno. Quindi se tu non sei l'inizio di qualche cosa di unico, abbiamo perso un'occasione. Non solo tu, noi tutti. Quando ho fatto un incontro 2 settimane fa in una scuola, avevo accanto un'altra insegnante che dopo appunto questo incontro ha detto questa frase che ha tramortito i presenti. Dice, sì ragazzi, quello che vi è stato detto è molto, molto giusto, molto vero, però mi raccomando non sopravvalutate la vostra età. Dice, scusa, oh, è un'ora e mezza che parlo di questo. E tu dici non sopravvalutare? È un'età che invece va sopravvalutata, perché è l'età laboratorio di tutta la vita. Io sono stufo di sentire persone che parlano dell'adolescenza come una malattia, quando è la benedizione della vita di un uomo, la benedizione e la dannazione, perché è l'età in cui succede una cosa fondamentale. Qual è questa cosa fondamentale? Greta, per favore, tu ricordati che io ho fatto questa domanda, perché adesso faccio una parentesi.
L'altro giorno il mio nipotino di 5 anni, io racconto storie, sostanzialmente quello che so fare è raccontare storie, e poi ci passiamo così una serata in cui vi fate anche così, state un po' tranquilli, sereni, venerdì sera abbiamo una settimana di scuola alle spalle, di lavoro alle spalle, cioè noi dobbiamo passare un'ora e mezza con il cuore aperto, tranquillo, sereno, andarcene di qua dicendo, ah, siamo stati bene, io ci provo, eh. Mia mamma mi chiama, era col nipotino, stavano giocando, e il nipotino stava costruendo un castello con le sedie, quindi stava facendo i traslochi che fanno i bambini di 5 anni. Allora mia madre, allarmata, dice, Giulio, che cosa stai facendo? Dice, nonna, io devo costruire una cosa molto grande. Anzi, se tu mi puoi aiutare, io ho bisogno di aiuto. Allora mia mamma ha detto, ma guarda Giulio, io non sono brava a fare le cose grandi, so fare quelle più piccole, ma tu perché vuoi fare questa cosa? E Giulio ha risposto, è che io ho piacere a fare cose grandi, perché vedi nonna, non è che è stata una mia idea, è che io sono nato così. Mia madre mi ha chiamato subito, dicendo, Ale, che cosa devo fare? Perché temeva che appunto fossimo di fronte a un episodio di megalomania già a 5 anni, no? Ma è che vedete, i bambini hanno perfettamente chiaro che la loro vita è una vita grande, che la loro vita è una promessa. Hanno la consapevolezza, se l'avesse la consapevolezza, di un seme di rosa che sa che diventerà una rosa. E noi siamo così bravi che a volte questo seme di rosa lo prendiamo e lo calpestiamo. Mi raccomando, non sopravvalutarti, eh? Allo stesso tempo c'è una infermiera che, un'altra storia in cui mi sono imbattuto recentemente, un'infermiera che si occupa di cure palliative per malati terminali. E ha scritto un libro, prima era un blog, in cui ha raccolto le testimonianze di queste persone che sanno che se ne andranno, chiedendo loro quali sono le cose che rimpiangono della loro vita. Sapete qual è la cosa che più rimpiange la gente alla fine della vita? La risposta è... C'è una perturbazione nella forza. La risposta è... Non essere stato me stesso. Non essere stato me stesso. Allora, io sono qui per dirvi, sì, per farvi passare un'oretta insieme simpaticamente, ma anche per dire delle cose non comode. Dirò cose non comode. E forse è il mio cellulare che entra. Ecco. Infatti mi stanno chiamando. Cioè, ho detto delle cose serissime e non avete applaudito per questa cavolata. Sì, vabbè. No, vi ringrazio. Va bene. E non essere stati se stessi. Mi ricordo la storia di un rabbino che si chiama Aaron, che racconta che quando lui andrà nell'aldilà, Dio non gli chiederà, Aaron, perché non sei stato Mosè? Gli chiederà, Aaron, perché non sei stato Aaron? Allora, noi dobbiamo proiettarci un po' in quell'ultimo momento della nostra esistenza, provare per un attimo a spostarci lì e chiederci come sarà. Chiederci se guardandoci indietro avremmo mantenuto quella fedeltà per cui la nostra vita era fatta. E non credete a quelle persone che vi dicono, ragazzi, che non c'è questa unicità, perché mentono. E io lo vedo tutti i giorni, perché siccome hanno smesso di credere nella loro di unicità, temono che altri ci riescano. Un filosofo contemporaneo lo chiama risentimento. È il sentimento della volpe di fronte all'uva, no? Siccome non posso raggiungerla, mi convinco e convinco gli altri che era acerba.
è il sentimento degli impotenti. E invece la vostra età è l'età dell'energia. Di un'energia che esplode in una materia, in una maniera unica, come non è mai successo. Allora, un bambino nasce, viene alla luce. Te lo ricordi? No, non te lo puoi ricordare, dai. Viene alla luce e la prima cosa che fa è farsi un pianto. E ha passato 9 mesi nel grembo materno, lì tranquillo, comodo, quando c'era bisogno di qualcosa tirava la leva e subito arrivava, senza rendersi conto che lì fuori la madre dice ah, aiuto, mi sento male, che succede? Niente, era il bambino che voleva un po' di zuccheri in più, no? Si esce da questo grembo e la vita ti schiaffeggia, perché l'aria fuori è fredda, non c'è più quel calore, non c'è più quel avere immediatamente quello che desidero. Devo frignare per avere quello che desidero. Allora la mamma prende il bambino che frigna, lo porta al petto e il bambino si attacca. E dice, vabbè, si può fare. Si può fare. Subito sul nascere è chiara questa polarità che ha la vita, di muoversi tra il dolore, la sofferenza di qualche cosa che ci manca, e una pienezza che in qualche maniera ci viene data, ma che non è mai completa. Infatti il bambino poco dopo ricomincia a piangere perché ha un'altra necessità. E la vita è questo gioco fra mancanza, fra mancare e ricevere, mancare e ricevere. Si viene alla luce e papà e mamma risolvono il dramma di questo venire alla luce. Poi viene un'età che si chiama adolescenza, in cui quello che accade è che si viene per la seconda volta alla luce. E come tutte le volte che si viene alla luce, come tutte le mattine quando suona la sveglia, che cosa accade? Ci viene da piangere. No? Stamattina, ragazzi, quando siete entrati in bagno e vi siete guardati allo specchio, non vi veniva da piangere? Non avete pensato, io con quella faccia oggi come faccio a uscire? Tu non ci hai pensato? No, hai una faccia simpatica, però ancora forse è presto. Vabbè, non ti preoccupare. Comunque, faccia è simpatica, non... puoi andare orgoglioso di andare in giro così. Sei già con le braghe corte, ti invidio. Sì, no, questi hanno un termoregolatore alternativo, no? Tu arrivi in classe ancora col cappotto da eschimese e loro lì con la tavola da surf, vabbè. Dici, va bene. E appunto perché è questa energia, questo testosterone che poi nei maschi viene prodotto ogni 2 ore, quindi poi grazie che tu li guardi in classe e vedi la tipica espressione da maschio, cervello fritto, no? Cioè l'occhio annebbiato, avete presente, no? Perché grazie, hai di fronte uno il cui corpo produce ogni 2 ore testosterone che abitualmente in un uomo adulto viene prodotto una volta al giorno. Il loro ogni 2 ore, quindi sei in overdose da testosterone, non sai che farci e quindi hai il cervello fritto. Questo è il motivo per cui poi noi risolviamo tutto in una partita di calcio, in una birra, no ragazzi? Abbiate pazienza con noi, siamo così esseri un po' così, caccia al mammut e poco più. No, questo mi fa ridere perché ogni tanto vedi le ragazze che entrano disperate, se l'hai dimenticato un'altra volta. Ecco, vorrei dirvi che il cervello maschile e il cervello femminile sono totalmente diversi. Cioè, il cervello delle donne è un cervello che ha una zona deputata a una serie di connessioni emotive che in noi maschi sono proprio assenti. Quindi non è che... No, questi applausi femminili adesso ve li rimangerete, perché io parlo della differenza in un'epoca in cui delle differenze sembra che non si debba più parlare. Perché? Perché noi non è che non ci ricordiamo le cose, è che proprio non possiamo ricordarle. Cioè, allora capite perché la reciprocità è importante? Perché la donna educa l'uomo a mettere in atto delle connessioni che l'uomo non ha. E allo stesso tempo l'uomo aiuta la donna, diciamo, a che il punto da A a B è questo, non è? No? Dritto.
perché proprio noi non l'abbiamo, dice, ma non solo non ci, dice, tu pretendi che io mi ricordi come eravamo vestiti il primo giorno in cui ci siamo incontrati, dice, non mi ricordo neanche il giorno. Ma non perché sono cattivo, se studiate un po' di neuropsichiatria, in particolare quella relativa all'età dello sviluppo adolescenziale, questo è chiarissimo, sono proprio cervelli che si specializzano in una maniera particolare. Che è la bellezza di questa reciprocità, cioè poi abbiamo bisogno l'uno dell'altro perché un cervello da solo non si basta. Va bene, chiusa la parentesi. C'è questo venire alla luce nuovo che è tipico dell'adolescente. Ora, che cos'è che viene alla luce però alla vostra età? Perché c'è un pianto da consumare, un nuovo pianto? Cos'è che viene alla luce? Viene alla luce proprio quell'elemento di unicità che fino a quel momento è stato in qualche maniera coperto dai copioni decisi da papà e mamma. Infatti, che cosa accade? Che quel bambino meraviglioso che fino a qualche anno prima tornava a casa, la mamma stava cucinando, tranquilla, dice che hai fatto oggi a scuola? E no? Con il papà che ogni tanto diceva puoi stare un po' zitta, no? Che vorrei ascoltare il telegiornale. Invece oggi voi tornate a casa, mamma sta cucinando quel piatto che vi piace tanto e l'ha cucinato apposta perché vorrebbe una parolina e vi chiede, ma tu cosa hai fatto oggi? Ragazzi, per favore rispondete in coro. La quantità di adolescenti in questa sala è rilevante. Allora, il nichilismo nicciano impallidisce di fronte a questo niente, perché magari quel giorno è stato il giorno più bello della vostra vita, vi siete innamorati, avete conosciuto la persona che cercavate da tempo, avete avuto niente. C'è questo nichilismo splendido dell'adolescente, che cos'è? Io ogni tanto torno serio, è la costruzione di un'intimità. Perché è la costruzione di un'unicità. Cioè io devo proteggermi da chi mi ha sempre dato il copione per risolvere quelle mancanze che avevo e finalmente metto da parte il copione. Perché mi rendo conto che il copione lo devo recitare io. Non solo lo devo recitare io, lo devo scrivere io. Ma io non so come si fa a scriverlo. E allora ho tanta paura quanta esaltazione. Allora papà e mamma vengono messi da parte. Con grande sofferenza di papà e mamma, genitori che siete qui presenti, io non ho niente da insegnare a voi se non quello che ho visto fare i miei genitori. A voi è chiesta la sofferenza in questo periodo del silenzio dei vostri figli. Quante lacrime dovete inghiottire di questo dialogo che sembra essersi interrotto, ma in realtà non si è interrotto, è una benedizione perché è la ricerca della loro intimità. Che cosa vogliono? Chiavi di casa, orari tutti per loro, cioè tempo e spazio per un qualche cosa che sta venendo alla luce e che non deve essere più dettato da altri. E questo per i genitori è un dramma. Di fronte a quello specchio vi guardate e dite, ce lo diciamo un po' tutti, io con quella faccia oggi come faccio a uscire, però mentre dopo 36 anni che sono i miei dici vabbè ci conosciamo da 36 anni, sai che c'è, quella faccia c'hai, quella ti tieni, vai. A 15-16 anni quello che succede è che quella faccia si sta modellando attorno a quella unicità. E allora ribaltiamo un paradigma di oggi, della cultura dominante, che non è che è lo spirito che insegue il corpo, ma è il corpo che insegue lo spirito. Perché se tu di fronte a quello specchio ci metti il tuo cane, il tuo gatto e il tuo fratellino di pochi mesi, cosa succede? Che il gatto rizza il pelo, il cane comincia ad abbaiare, il fratellino ha trovato un amico. Nessuno di voi di fronte a quello specchio ha queste reazioni. Se le avesse, si rivolga a uno specialista, e anche presto. Ma che cosa fate abitualmente? Invece vi guardate e dite, quello sono io. Quello sono io. Attenzione perché in questa frase c'è tutto. Quello sono io. Cioè, c'è dentro di me una voce capace di dire che io sono di più di quello che si vede su quella superficie.
Questo un bambino piccolo non riesce a farlo, perché c'è una costruzione, inizia una costruzione dell'identità che è questo venire alla luce. Quello sono io. E non vi andrebbe ogni tanto di poter mettere le mani dentro quello specchio e modificarla, quella faccia, quel destino che vi è capitato, quel naso, quegli occhi, quei capelli, quella sorella, quella madre, quel padre, no? Cambiare la vita che mi è capitata. È quello che succede al giovane Narciso, lo conoscete quello del mito, no? Storia bellissima, bellissima, che ha due protagonisti, non solo uno. A me piace raccontare anche quello più nascosto, che è Eco. La ninfa Eco è una ninfa che si è innamorata di questo ragazzo e lo insegue dappertutto, ma lui non corrisponde. Succedeva anche nel mito, no? Questi amori non corrisposti, insomma. E a forza di non essere corrisposta, questa ragazza non mangia più e di lei rimane solo la voce. Poi il perché l'eco ripeta le parole, quella è un'altra storia che non vi racconto. Ma questo lo dico per voi ragazzi, perché quando scrivete eco, un apostrofo eco. Perché è una ragazza che ci è morta, ok? Quindi per rispetto a lei metteteci la lacrimuccia e partecipiamo al dramma della morte di Eco, eh? Non questi temi meravigliosi in cui appunto gli apostrofi, diciamo, non si sa dove siano finiti. Povera ragazza. Comunque, Narciso sfugge alle insidie, al corteggiamento di questa ragazza e si ritrova finalmente lungo un corso d'acqua. E cosa accade? Si vede, vede il suo volto per la prima volta. Vede il suo volto e come reagisce? Wow! Rimane folgorato da quello che non ha mai visto. Quello sono io. E rimane come ipnotizzato da se stesso. E nelle due versioni del mito o cerca di raggiungere l'immagine, ma quando la tocca sparisce e allora rimane lì a contemplarla perché non sparisca più. Si dimentica di mangiare e si strugge anche lui fino a diventare nulla, un fiore che cresce lungo i corsi d'acqua che si chiama Narciso. Oppure in un'altra versione del mito si sporge così tanto verso se stesso nel tentativo di raggiungersi che cade in acqua e annega. Ora voi state pensando, ma che scemo, Narciso. Ma perché quando state di fronte a quello specchio e non uscite dal bagno e vorreste mettere le mani là dentro, non fate esattamente la stessa cosa. E quando state di fronte a uno schermo del computer per tutto un pomeriggio, non è quello lo specchio di Narciso oggi. Non siamo tutti almeno un 50% più belli nelle foto di Facebook. Pensateci. Dice, ma tu sei quello lì? No, guarda, ho mandato mio fratello. No, sono proprio quello. Queste foto in serie, bellissime, no? Con gente che credi che abbia solo una parte della faccia, cioè tutte foto di tre quarti. Dici, ma scusa, tu non ti fai mai le foto di fronte? No, che questo è il mio profilo migliore. E noi siamo diventati profili. E invece quando siamo di fronte allo specchio cosa facciamo? C'è il nostro volto pieno, è un volto di cui spesso non siamo contenti. In un'età in cui ti svegli al mattino hai un orecchio più in alto e uno più in basso. Genitori, ogni tanto ricordatevelo che succede questo, no? Che proprio quel giorno in cui c'è l'incontro della vita, le viene il brufolo sul naso. E son drammi. Io quando una mia alunna o un mio alunno arriva in classe e ha cambiato pettinatura, c'è capelli verdi, si è fatto il tatuaggio, il piercing, dico, oh, finalmente ci siamo. È cominciata la ricerca. Perché è la vita che esplode, che tenta di venire alla luce, che siccome non sa bene dov'è quella unicità, dove si nasconde, in che regione del corpo si nasconda, ma c'è questa energia che sta esplodendo, la si esteriorizza come si può, su quello che conosco, sulla superficie. Quanto è vero, ragazzi, che un pomeriggio vi comprate quella maglietta lì
e pregustate l'indomani che finalmente sarete di più. Cioè, ti compri la Lacoste e l'indomani esci e dici: sono un po' più Lacoste. E quindi il mondo mi amerà improvvisamente per questo. Guardate che le nostre identità oggi sono costruite sulle cose che consumiamo. E quello è un inizio di ricerca, che io non maledico, che benedico, perché su questa terra bisogna benedire le cose, come fanno i poeti. Cioè dirle, dire il bene delle cose. Perché c'è una ricerca in ogni cosa che accade. Soprattutto alla vostra età, in cui diciamo le levate di testa non sono mai cattiveria conclamata, è ricerca. Allora tu ti metti accanto e cerchi di intuire cosa sta accadendo. Cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che accade nella parola adolescente. Perché abbiamo scelto la parola adolescente? Per indicare un'età così complessa. Perché la parola adolescente viene dal latino e prima ancora da una radice indoeuropea che ha dentro questo ol, ad. Ad è la indica l'andare verso, una tensione, no? La preposizione ad. E ol è questa radice indoeuropea che indica la tensione verso un compimento, verso una pienezza. È rimasto in una parola italiana che è olistico, no? Quando si va nelle spa a fare la cura, dice le cure olistiche, perché ormai noi non ci prendiamo più cura dell'anima, dello spirito. Per rimetterci in sesto dobbiamo andare nelle spa. Fino a qualche tempo fa c'era a Milano, credo anche qui, una pubblicità di un noto yogurt, e credo che si chiami, non lo dico perché vabbè, lo capirete voi, in cui c'era una di queste bellocce che vanno per la maggiore, che faceva vedere la sua pancia sorridente. No? Eh? L'avete? Ecco, Activia, brava, l'hai detto tu, io non l'ho detto. Ma cosa dice la pubblicità di Activia? Che la pancia sorride. Sorridi anche tu, molto bene. E grazie per l'aiuto, ti chiami? Adelina. Adelina, sorridi anche tu, cioè noi possiamo sorridere nella misura in cui la nostra pancia sorride, cioè quella pancia perfetta che non ha quel grammo di troppo, no? E abbiamo affidato la nostra felicità al bifidus. E questo è bellissimo, no? Se ogni tanto ci pensiamo e ci fermiamo un attimo a farci una risata su questo, ma noi ridiamo delle cose di cui vogliamo prendere le distanze. Noi siamo felici con il bifidus. Non è che la pancia sorride e io sorrido, e se anche se ho la panza un po' in fuori, sorrido lo stesso. Allora, questo... Perché ve lo dico? Perché ve lo dico? Perché noi che cosa facciamo quando ci innamoriamo? Quando ci innamoriamo di una persona e cominciamo a conoscerla, la prima cosa che raccontiamo a questa persona, che cos'è? Non le cose che ci riescono bene, ma quelle che non ci riescono, quelle di cui ci vergogniamo. Il che significa che il nostro cuore intuisce che la nostra unicità passa non primariamente attraverso i nostri talenti, le nostre foto di Facebook, ma attraverso quello che non si vede dalla foto di Facebook. Perché finalmente c'è qualcuno che mi permette di essere quello che sono, con i miei limiti. E siccome invece c'è tutta una cultura che ci dice che dobbiamo essere perfetti e non meno che perfetti, siamo massacrati, soprattutto voi ragazze. Papà, dite alle vostre figlie un po' più spesso che vanno bene così. Ripeteteglielo un po' più spesso. Perché la parola di un papà vale molto di più di mille pubblicità. Però se non c'è la parola del papà, vincono le pubblicità. Io insegno da 13 anni, non avevo casi di anoressia quando ho iniziato a insegnare, adesso ne ho uno in ogni classe in cui insegno almeno. Non che questo dipenda dalle pubblicità, però... senz'altro contribuisce. La vita non ce l'ha Photoshop, e infatti noi la prima cosa che raccontiamo alla persona che finalmente può accogliere quell'unicità è quello di cui ci vergogniamo.
Che bello, no? Poter essere se stessi, andare bene così come siamo. Non avere paura. E ti stai nascondendo, vai bene così. No? Mi ricordi quegli alunni che quando tu inizi a interrogare, improvvisamente scoprono un mondo dentro il loro zaino. Cioè, tu vai a fare l'elenco, e io ogni tanto devo guardare l'orologio se non mi perdo, vai a guardare l'elenco e vedi queste teste che si affondano nello zaino, no? Cioè, per 4-5 anni non hai mai portato i libri giusti. Mi spieghi cosa stai cercando? Diventa improvvisamente la borsa di Mary Poppins. Oppure quelli che credono che, tenendo lo sguardo basso, diventino invisibili. Allora, ragazzi, un po' di psicologia al contrario. Dalla cattedra si vede tutto. Non avete né l'anello di Frodo, né il mantello di Harry Potter. Diventate proprio dei bersagli mobili. Tu, interrogami, non so niente. Fate il contrario. Quando il professore inizia a interrogare, voi alzate lo sguardo, petto in fuori, e lo guardate sorridente in faccia. Vi interrogherà lo stesso perché lo state sfidando. Però magari qualche possibilità in più c'è. Chiusa la parentesi. Dicevo, la parola adolescente è una parola che indica tensione, indica compimento. Indica tensione, indica compimento. Cioè c'è dentro l'adolescente finalmente qualche cosa che viene alla luce, che è quella unicità che lui è chiamato a realizzare. Infatti è l'età delle cose grandi, è l'età dei grandi slanci, è l'età in cui si può abbracciare la vita tutta intera, perché la vita la si vuole tutta. Per questo è l'età in cui si matura la vocazione, cioè il posto da occupare nel mondo. Il proprio destino, direbbero i greci. Che parola che a noi suona male perché sembra una cosa che ci costringe. No, 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 è parola bella. Perché destino indica qualche cosa che con il prefisso de indica qualcosa che arriva, sì, che ci ritroviamo già fatto. Ma c'è questo stare, sta, destino. E viene da una radice che indica occupare un posto. Sapere che ci stai a fare al mondo. E quel posto comincia a configurarsi proprio in quest'età. Proprio perché non lo hai, perché ti rendi conto che non lo hai più, perché non sono più papà e mamma che ti dicono che posto devi occupare. Vuoi occupare tu un posto. Ma senza illudersi, cari ragazzi, che quel posto vi venga detto dagli sguardi dei vostri coetanei. Perché voi volete sì essere originali e invece finite con l'essere eccentrici. E c'è una differenza, perché originale vuol dire scoprire le proprie origini. E per questo essere unici, cioè essere fedeli alla propria unicità. Essere eccentrici vuol dire uscire fuori dal proprio centro, che è quella originalità. È il seme di rosa che a un certo punto decide che vuole fare il seme di pera. Dice, complimenti per la scelta, no? Dice, ma oggi per essere amabili bisogna fare tutti i semi di pera. Allora tutti a fare i semi di pera, tutti uguali. Eccentrici, cioè fuori dal proprio centro, ma tutti uguali. Allora bisogna trovare quel coraggio che vi manca, ed è questa la paura della vostra età, di capire se è possibile che quella unicità si realizzi. Quella unicità c'è, ma non è detto che si realizzi. E questa è la meraviglia e la paura di questa età, in cui in un minuto siete esaltati, pieni di vita, e il minuto successivo piangete senza capire perché, soprattutto le ragazze. I ragazzi un po' meno non lo fanno vedere più che altro. I ragazzi lo nascondono attraverso la spacconeria. Sono tanto fragili quanto spavaldi a quell'età. Tanto di spavalderia quanto di fragilità. Le ragazze hanno un po' meno pudore nel manifestare i sentimenti e quindi esteriorizzano. E anche questo dipende dal cervello, eh? Bene, a questo proposito mi viene in mente, visto che ve ne sto parlando, una bellissima poesia di una scrittrice polacca che ha avuto un premio Nobel, che alla tenera età di 86 anni scrive una poesia intitolata Un adolescente. Cioè lei che fa quell'esperimento lì,
chi ero io allora? Proiettatevi ogni tanto nei vostri 86 anni. È drammatico? Lo so. I poeti riescono a farlo, perché hanno quest'arte della immaginazione e ce la fanno. Senti qua. Io, un adolescente, se qui ora d'improvviso mi comparisse davanti, dovrei forse salutarla come una persona cara? Benché mi sia estranea e lontana. Versare una lacrimuccia, baciarla sulla fronte per la sola ragione che la data di nascita è la stessa. Siamo così dissimili che forse solo le ossa sono uguali. La calotta cranica, le orbite oculari. Perché già i suoi occhi sembrano un po' più grandi, le ciglia più lunghe, la statura più alta e tutto il corpo è fasciato da una pelle liscia, senza un'imperfezione. In verità ci legano parenti e conoscenti, ma nel suo mondo di questa cerchia vivi lo sono quasi tutti, mentre nel mio quasi nessuno. Siamo così diverse. Così diversi i nostri pensieri e le parole. Lei sa poco, ma con caparbietà degna di miglior causa. Io so molto di più, ma non in modo certo. Mi mostra qualche poesia, scritta con una grafia nitida, accurata, come ormai non scrivo più da anni. Leggo quelle poesie, le leggo. Beh, forse è quest'unica. Se solo si accorciasse e correggesse quella. Il resto non promette nulla di buono. Premio Nobel. La conversazione langue. Sul suo modesto orologio il tempo è ancora instabile e costa poco. Sul mio è molto più caro ed esatto. Per commiato nulla, un sorriso abbozzato e nessuna commozione. Solo quando sparisce e nella fretta dimentica la sciarpa. Una sciarpa di pura lana, a righe colorate, che nostra madre ha fatto per lei all'uncinetto. La conservo ancora. La sciarpa è il segreto dell'adolescenza. È cambiato tutto, di noi a 86 anni non c'è una cellula, una, che non si sia rinnovata. Poi magari questo tecnicamente non è vero, i tecnici mi diranno se c'è qualcosa che è rimasto, casomai poi mi fate sapere. Ma certo è che tutto cambia fisicamente. Cos'è che rimane stabile nell'età della vita? Cos'è che dobbiamo conservare? Qual è quel nucleo di unicità che è il nostro destino e che per tutta la vita è l'unica garanzia di stare al mondo con una posizione chiara da donare agli altri e che rende la vita grande, potente, perché è unica per essere donata, non per essere affermata. Altro virus della nostra cultura del cavolo. La mia unicità perché? Per schiacciare gli altri. Allora questi fantastici ego che vengono portati in giro per demolire tutto ciò che, che hanno attorno. Allora ogni tanto una bella egografia dice guarda devi partorire, no? C'è un io che devi un attimo mollare. La nostra unicità è per essere donata. La vita non si controlla, non si afferma, si riceve. E proprio perché si riceve, si restituisce. Perché scegliamo il cuore come organo metaforico dell'amore? Dice, guarda, ti amo con tutto il mio cervello. Dice, scusa? Sì, ti amo con tutto il mio cervello. Guarda quante connessioni fa il mio cervello, sono tutte tue. No, io veramente preferivo il cuore. Dice, un po' meno intelligente, ma un po' più di cuore. Perché proprio il cuore? Ma perché l'uomo ha bisogno di metafore per raccontare le cose. Il cuore è un organo che batte involontariamente. Non lo decidiamo noi. Decidiamo cosa pensare, ma se io adesso vi dico, fermate un attimo il cuore. No, non lo fate. Non potete.
Il che significa che noi pensiamo profondamente, sappiamo profondamente di un sapere che è scritto nel nostro DNA, che la vita è donata, è ricevuta, batte in noi, non la controlliamo. In più è un organo che si riempie e si svuota, riceve e dà tutto quello che riceve. Se non lo fa, sono problemi. Bisogna controllare le valvole. Riceve e dà. Allora, quell'unicità che si scopre è per darla, non per affermarla. E questo è difficile. Ma ritorniamo alla nostra poesia. Questa donna a 86 anni cosa ricorda, cosa mantiene della sua adolescenza? Una sciarpa. La sciarpa che sua madre ha cucito all'uncinetto per lei. Su cosa si stabilizza l'io, questa identità profonda, questa unicità? Nell'amore. Nell'amore che si è manifestato in una sciarpa fatta dalla mamma per te. Ancora la conservo. Le poesie, ma giusto questa si salva. Non promette niente di buono. Quante volte mettete in discussione questa unicità? No? Allora, dov'è che possiamo puntellare, costruire, fondare quest'io senza che si sfaldi continuamente, se non in questa regione qui? E questa regione qui, come la raggiungiamo dentro di noi? Com'è che questa tensione verso la pienezza che c'è nella parola adolescente può venire alla luce senza paura e essere costruita con una forza tale per cui poi nulla la può distruggere? Bisogna cercare i maestri. Bisogna cercare i maestri, perché questo lavoro non si fa da soli. Sentivo che prima venivano citati i miei genitori. L'anno prossimo loro festeggiano i 50 anni di matrimonio. E da loro ho imparato quello che vi sto dicendo, cioè che la mia vita era grande e che niente poteva distruggere quella grandezza, perché quella grandezza non ce l'avevano messa loro dentro di me, era dentro di me. Loro non ne avevano il controllo, era affidata a loro. E se tu hai una persona che ti ama così tanto da convincerti che quella grandezza c'è, quella grandezza non si distrugge. Diceva Dostoevsky, nel suo romanzo più bello, faceva dire a un suo personaggio, che è il culmine, secondo me, dei suoi personaggi, che il mondo lo salverà la bellezza. Che sembra una frase così buttata lì da idealista, ma quella frase significa proprio che la bellezza sta già salvando il mondo, perché la bellezza è nel mondo, è data nelle cose, è una dote delle cose. È la grande promessa. Ha approvato anche il bambino. È una grande promessa questa bellezza. E Dostoevsky lo sapeva, perché la primavera che sta tornando in questi giorni non l'avete telecomandata voi. No, no, lei torna inesorabile. Il fatto che quel seme di rosa diventi rosa è scritto in quel seme. La bellezza è nelle cose. Figuriamoci nelle persone. Se è così chiaro per un seme di rosa che siamo disposti a curare in quella maniera che finalmente lo farà fiorire, che cosa succede con le persone? Perché con le persone ci capita di non accettare questa loro unicità? È così facile con un cane, con un fiore. E con le persone? Che cosa succede? Perché non riusciamo con le persone? Perché con le persone bisogna darsi, perdere il controllo, dare qualche cosa di sé, lasciarci la pelle, in senso stretto. E questo lo fanno i maestri, quelli che si donano, quelli che danno la vita per gli altri. I miei genitori, per me sono un modello, perché loro hanno scelto di mettere al mondo 6 figli, piuttosto a volte che farsi le vacanze estive. Lavorare un giorno in più per far star bene noi. E adesso tu li vedi, mia mamma fa 70 anni il 18 aprile, non glielo dite se la incontrate,
E sono contenti. L'ultima figlia è andata via di casa a ottobre scorso perché si è sposata e loro sono rimasti soli dopo aver cresciuto i sei. E allora ogni tanto io li chiamo e dico: che fate? Ah, stiamo al cinema. Dice: come siete al cinema? Siamo al cinema. Stanno facendo i fidanzatini, ritornano fidanzati, no? E lo vedi sui loro volti, una vita piena, felice, di chi io so al momento in cui se ne andranno, si guarderanno indietro e non avranno il rimpianto di non essere stati se stessi, perché sono contenti di quello che hanno fatto, pieni, non rimpiangeranno. Rimpiangeranno forse di non aver fatto abbastanza per noi, ma noi saremo lì a dire loro: avete fatto tutto, tutto quello che dovevate fare l'avete fatto, non potevate fare di più. Mi ricordo il mio insegnante di lettere, che per me è stato uno di questi. C'ho una serie di episodi divertentissimi. Lui era quello che, questo forse qualcuno l'ha già sentito raccontare, all'ultima ora del sabato. Immaginatevi Palermo, io sono palermitano. Palermo, maggio. A Palermo a maggio gli studenti hanno il costume sotto i jeans. Ma già da metà aprile, ma anche i primi di aprile. Pronti via, no? Finisce la lezione, la famosa brioche col gelato. Se andate a Palermo, mi raccomando, non lo chiamate panino col gelato, non si fa, la brioche. Costume e bagno. Allora, ultima ora del sabato, questo insegnante di lettere arrivava, metteva lo stereo sulla cattedra. Lo stereo era quello con le audiocassette, no? Con il nastro. Se andate, non so se qui c'è un museo preistorico, c'è una teca probabilmente con il nastro, no? I vostri genitori o insegnanti se lo ricordano, no? Quando dovevamo portare indietro con la bic. Delle cose, ragazzi, che poi uno si chiede: voi dovete avere pazienza con noi. Cioè, noi dovevamo portare indietro, avanti, le canzoni con la bic. Quindi ogni tanto abbiate pazienza quando noi non capiamo. Ma non lo vedi? Devi cliccare lì. Cioè, dove? Non lo vedo. Con la bic. Lì che... Vabbè. E lui attaccava questo registratore l'ultima ora del sabato. L'ultima ora del sabato è l'ora in cui le ragazze sognano. Sognano il vestito che metteranno quella sera. I ragazzi sognano. Meglio che non diciamo cosa sognano. Non lo volevo dire, l'ha detto la signora, spesso è legato a quel vestito ciò che sognano. E allora non è facile conquistare l'attenzione. E l'alternativa non è tra una scuola noiosa e una scuola divertente. Non ci illudiamo. Sento dire queste cose: ah, noi oggi dobbiamo svecchiare la scuola e farla diventare divertente. Ma quando mai? La scuola deve essere semplicemente interessante. Come dice la stessa parola, interesse, cioè l'essere delle persone deve essere posto inter, non vuol dire essere tifosi dell'Inter, perché questo sarebbe un dramma ben più grande. Ragazzi, io tifo Palermo, figuratevi il dramma che vivo tutti i giorni. E però meglio primi in Serie B che mediocri in Serie A, eh. E facciamo botte. Allora, interessante, lui la rendeva interessante perché ci portava dentro le cose, non si trattava di fare effetti speciali, ma di portare le cose belle. Allora diceva: stiamo facendo il romanticismo, oggi studiamo il romanticismo ascoltando Beethoven. Ultima ora del sabato. Beethoven. Tu sentivi questo belato e già la noia era totale, no? Dice: vabbè, tanto, dice, almeno dormiamo, non si fa lezione. E io il romanticismo l'ho capito così. Le parole sue non me le ricordo, mi ricordo Beethoven all'ultima ora. Perché Beethoven è così, con le sue sonate, è come la bellezza. Cioè, i primi 2 minuti, 3 minuti, dice: vabbè, oh, vabbè, pianoforte. Poi, verso il 4° minuto, succede qualcosa. Perché la bellezza non lascia scampo. Noi insegnanti a volte siamo i primi a avere paura della bellezza.
Per questo la sostituiamo a parole. Non facciamo leggere i libri, li raccontiamo. Pensate, i promessi sposi massacrati dalle analisi del testo, dei personaggi. Ci fosse uno studente italiano che ama i promessi sposi. Facciamoci due domande. Perché? Forse perché il modo in cui li facciamo studiare non dà la pienezza di questo romanzo. Forse dobbiamo ripensarle alcune di queste cose, perché la bellezza ha bisogno di rimanere intatta per essere toccata, conosciuta e trasformare i cuori delle persone. Tutte le cose che si fanno a brani sono morte. Le cose a brani stanno in macelleria, la letteratura sta nei libri ed è viva. Quando dico ai miei alunni di prima scientifico, ragazzi, noi quest'anno di narrativa leggiamo tutta l'Odissea intera. Reazione Beethoven. Sì, perché l'Odissea è il più grande poema della letteratura occidentale, perché c'è dentro tutto il mondo, però lo devi leggere. Non puoi raccontare cosa succede nell'Odissea e basta, o leggerne dei pezzettini, devi leggerlo tutto. Dici leggerlo tutto, ma no, ma i ragazzi di oggi... L'idea che hai tu dei ragazzi di oggi. La bellezza funziona con i ragazzi di tutti i tempi, perché sono gli unici che hanno il cuore aperto per accettarla. Gliela devi portare. E allora che succede? Ciascuno adotta un personaggio e ogni lezione si legge un libro in classe. L'Odissea tratta di 24 libri. Ogni libro si legge ad alta voce tra i 25 e i 30 minuti, in base alla lunghezza del libro. 24 libri. Cosa serve a leggere l'Odissea? 12 ore. Signori, 12 ore. Sapete quante ore di italiano ha un professore durante un anno? Tante, tante, tante. 12 ore vuol dire che tu in 12 settimane, con un'ora alla settimana, leggi l'intero poema dell'Odissea. E funziona. È che, appunto, la scuola è un mondo un po' strano in questo momento, bisognerebbe così ripensare alcune cose. E alla fine di questo percorso in cui tu hai fatto vivere Itaca, hai fatto vivere Penelope nella voce di una ragazza, Ulisse Telemaco nella voce di un ragazzo, Telemaco che li afferra subito, perché il primo libro dell'Odissea, lo sapete, è dedicato non a Ulisse, anzi i primi quattro sono dedicati a Telemaco, cioè a un ragazzo che da bambino deve diventare adulto. Arriva Atena a Itaca, prende a tu per tu Telemaco e gli dice: Telemaco, la vuoi smettere di fare il bambino? Tuo padre non torna, vallo a cercare. E se non lo trovi, se non può tornare, diventa tu tuo padre. E Telemaco cosa fa? Wow, cioè questo non me l'aveva mai detto nessuno. E comincia a organizzare il viaggio. I primi quattro libri sono dedicati a Telemaco. L'ultimo verso del primo libro dell'Odissea è bellissimo. Sapete cosa dice? C'è Telemaco che entra nella sua stanza, si tira su il vello di pecora, perché non c'era il piumone, e dice: lì stette tutta la notte a pensare il viaggio che avrebbe intrapreso l'indomani. Questo succede a ogni ragazzo. Io lì mi fermo e dico: bene ragazzi, quando è l'ultima volta che avete perso il sonno per tutta la notte pensando al viaggio che avreste intrapreso l'indomani? Dice: ancora non mi è successo. Male. Arriverà. Oppure ci sono i primi che timidamente ti dicono: ah sì, quando mi sono innamorato. Bravo. È lì. E questo nella letteratura c'è. Ma noi in classe dobbiamo portare i nostri amori, non i nostri umori, se no facciamo dei grandanni. E ragazzi lo vedono quando portiamo i nostri amori o i nostri umori. Quel mio professore portava i suoi amori. E quindi Beethoven al quarto, quinto minuto mi diceva: ma se io sono qui ad ascoltare all'ultima ora del sabato una cosa che mi ipnotizza per la sua bellezza, perché non posso fare altrettanto? E il cuore folle dell'adolescente, questo lo concepisce, perché è un grembo fecondo per una bellezza così grande. Non c'è ancora quell'abitudinarismo, quel cinismo che a volte copre il cuore delle persone con il passare del tempo. E quando entra quel seme non lo toglie più nessuno. Quel professore, mi ricordo, mi chiamò l'ultima ora di un altro giorno, disse: Alessandro, vieni qua. Quando un professore ti chiama tu per tu è per dirti qualche cosa che non va in genere. E invece no, lui mi disse: guarda, questo qui è il mio libro di poesie preferito, te lo presto, lo leggi in 2 settimane e poi me lo restituisci.
un libro di poesie intero. Io intanto ho scoperto in quel modo che le poesie non crescono nelle antologie, ma crescono nei libri, che sono pieni di altre poesie. E che ci sono solo le poesie, non ci sono quei lunghi commenti, le analisi del testo, che per carità a scuola hanno una loro funzione, va bene. Ma sono lì da sole, nel silenzio. Nel silenzio. Ogni tanto un po' di silenzio. Benedetto silenzio. I compiti di silenzio agli alunni, no? Cioè, oggi pomeriggio, oltre ai compiti, 10 minuti di silenzio, io dico ai miei alunni. E loro, come 10 minuti di silenzio? Tu prendi, vai in camera, chiudi la porta a chiave, ti siedi sul letto e rimani in silenzio. Per 10 minuti? Sì, 10 minuti cronometrati. Dice, ma posso, già so cosa stanno dicendo, tenere il cellulare acceso? No, modalità aereo. Posso mettere la musica di sottofondo? No, silenzio. Allora, se provate a fare questo, al terzo, quarto minuto, le mani cominciano a cercare qualche cosa nel corpo. Perché fanno questo? Perché cercano il cellulare, che è il posto in cui noi cerchiamo il nostro io quando non si trova oggi. Noi durante la giornata guardiamo di più lo schermo dell'iPhone rispetto agli occhi delle persone che amiamo. Questo chiaramente ha delle conseguenze. Ha delle conseguenze. Guardiamo in media lo schermo di un iPhone 150 volte al giorno. Pensate se un marito guardasse 150 volte sua moglie così. Questi sono amori che durano. Invece l'amore con l'iPhone, quello lì. Ora c'è questo film interessantissimo, andatelo a vedere se vi capita, Her, questo che racconta il rapporto fra il protagonista e questa voce del computer che parla con lui, no? Che parla proprio di questo dramma. E mi sono perso in tutto questo, cosa vi stavo raccontando? Ecco, i 10 minuti di silenzio, in realtà era per vedere se eravate attenti. Brava la signora, grazie, un applauso alla signora. E allora, a 3 minuti succede questo, al quinto minuto è il respiro che viene coinvolto. Cioè pensate di non poter respirare senza fare niente. La crisi respiratoria. Al 7° minuto, se sopravvivete, se non mi viene la crisi epilettica, se sopravvivete, siete di fronte a voi stessi, con la vostra noia. Cioè con tutto quello che vi manca per essere unici. Ma con tutto quello che avete per esserlo. A questo servono 10 minuti di silenzio. Noi oggi non stiamo mai in silenzio e quindi non scopriamo mai quello che ci caratterizza rispetto agli altri. Perché abbiamo così paura che non ci sia, che non possiamo, non riusciamo a stare in silenzio. Ogni tanto un po' di silenzio. Se poi uno riesce anche a pregare, tanto meglio. Ma non siamo in silenzio perché abbiamo perso la bellezza di che cos'è la preghiera. E allora mi ricordo, mi prestò questo libro e per 2 settimane io ho letto le poesie di Hölderlin, che è un poeta tedesco romantico piuttosto impegnativo, a 17 anni, e ho scoperto cos'era la poesia. Ma soprattutto ho scoperto le note al margine del mio insegnante accanto ai versi. Cioè mi interessava capire, ma lui perché reagiva a quei versi in quel modo? Mi interessava il segreto di quell'uomo, il segreto che quell'uomo confidava a me. Cioè mi diceva, come fa una madre, come fa un padre. Come fa una madre mi diceva, vedo in te delle caratteristiche ancora in nuce, che possono svilupparsi, che potrebbero portarti a fare una cosa che è simile a quella che ho fatta io. Perché? Perché le madri, sì, le madri valutano i propri figli. No, una madre che vede il bambino che mette le dita nel naso dice sarà un grande ricercatore, no? Ed è fondamentale questo, perché le madri, come la vita, hanno il compito di benedire, di dire sempre bene dei figli, di farli sentire protetti. Ma come un padre mi sfidava, mi diceva, 2 settimane ragazzo mio, vediamo se ce la fai. Perché i padri il compito che hanno è lanciare i figli in aria. Il papà prende il bambino, lo lancia in aria e la mamma dice no, si fa male, no? Perché la mamma tiene il bimbo ancorato a terra, il papà lo lancia. Il papà è il principio che mette uno spazio nella vita di una persona tra sé e i propri obiettivi.
quel quadro bellissimo di Van Gogh in cui, che si intitola I primi passi, in cui c'è la mamma che sostiene il bambino e il papà 10 metri più distante con le braccia aperte. Perché le braccia del papà coprono tutta quella distanza. Con chi avete imparato ad andare in bicicletta? Con chi avete imparato a nuotare? Col papà. Perché se andavate con la mamma si sedeva sulla bicicletta e diceva «Guarda come si fa, però rimani lì». Lo fa, dice «Hai capito? Benissimo, torniamo a casa, è ora di merenda». Perché è troppo pericoloso farti salire, no? Il papà invece che fa? Dice «Dai ragazzo, vai, io sono qui». Io me lo ricordo, sto descrivendo di mio papà quando mi ha insegnato ad andare in bici. «Io sono qui, se succede qualcosa, se cadi, non ti preoccupare, io sono qui». E io potevo reggere quella paura perché quella distanza era riempita dal «io sono qui». È lo stesso per imparare a nuotare. E quell'insegnante ha fatto questo. Sfidava e conteneva. Contenere e sfidare. Contenere delle madri, sfidare dei padri. E così i talenti delle persone fioriscono. Vi chiedo, padri, madri, aiutate i vostri figli a non scegliere semplicemente le marche dei vestiti. Costringeteli a fare scelte grandi. Metteteli in difficoltà, date loro responsabilità. I ragazzi vogliono dare la vita. Siamo noi che a volte abbiamo paura di questo. Ho visto fare ai ragazzi cose mirabolanti in questi anni. Di un coraggio che io non ho più e che loro hanno. Terzo maestro, l'insegnante di religione della mia scuola, padre Giuseppe Puglisi, che ci portava a fare volontariato nel quartiere di Brancaccio, dove lui appunto era il parroco, e che pochi giorni prima del quarto anno di liceo non è tornato in classe perché gli avevano sparato nel quartiere di quel... E la cosa bella di quell'uomo era che non gli avresti dato una lira. Era piccolino, con le orecchie a sventola, queste scarpe grandi, e sorrideva sempre. E soprattutto aveva il tempo, non lo misurava con l'orologio, lo misurava su di te. Cioè sembrava che il tempo per lui fosse la persona che aveva di fronte. Avete presente quelle persone che mentre parlate con loro guardano il cellulare più volte o guardano l'orologio più volte? Cioè il cui linguaggio del corpo dice «mi stai rompendo le scatole, quando è che finisci di parlare?» Ecco, lui non l'aveva l'orologio al polso, perché il suo tempo eri tu. Infatti arrivava sempre in ritardo, era un ritardatario cronico. Perché dava sempre alle persone più tempo di quello che era previsto. Il tempo per gli altri. A volte noi insegnanti ci dovremmo un po' lavorare su questo. Quanto tempo dedichiamo ai ragazzi fuori dall'aula? Con questo intendo tempo mentale, cioè avere nella testa, nel cuore, un registro mentale in cui ci sono i talenti di quel ragazzo e quello che io sto facendo perché questi fioriscano. Certo, questo implica complicarsi un po' la vita e non è sempre semplice. Io l'ho visto fare a questo insegnante. Tutto il tempo che serve a disposizione. E questo è quello che serve alle persone. Quando qualcuno gratuitamente ti regala il suo tempo, questo ti dà una forza. Perché tu ti arricchisci del suo, il tuo tempo si raddoppia. È quello che gli psicologi chiamano l'effetto Pigmalione. Sapete chi è Pigmalione? È questo scultore del mito che colpisce una statua bellissima di donna. È talmente bella questa statua che se ne innamora. Sì, i greci erano un po' strani, abbi pazienza. E chiede agli dèi di darle vita.
E lui è lì che spera, che l'accarezza, che ne leviga sempre di più la pelle, ormai con le sue carezze, non più con lo scalpello. A un certo punto gli dei si impietosiscono e danno vita alla statua. L'effetto Pigmalione, a scuola, in psicologia, è l'effetto per cui, in base a come guardi una persona, determini gli effetti positivi o negativi di quella persona. Cioè è dimostrato che indipendentemente dalle capacità intellettuali della persona che hai di fronte, il 90% degli studenti hanno buoni risultati se l'insegnante pensa che avranno buoni risultati. È piuttosto potente questo, eh? Cioè c'è qualche cosa nel nostro sguardo di creativo rispetto agli altri, di creativo, cioè quasi che avessimo il potere di determinare le capacità dell'altro in base a come lo guardiamo. Avete presente quello sguardo invece che ti demolisce? Ogni tanto mi arrivano lettere di ragazzi, dice la mia insegnante mi dice sei un poco di buono, non farai mai nulla di buono nella vita. Che ogni tanto ci sta, ve lo meritate. Ma a volte è proprio un sistema, è un sistema. Effetto Pigmalione, cioè guardare con uno sguardo talmente erotico, tra virgolette, intendiamoci, di un eros che è il dono di sé all'altro, che l'altro riscopre in sé delle potenzialità che è come innaffiare un seme, appunto, dare qualcosa. Padre Puglisi era così, sorrideva e ti dava tutto il tempo. Tanto era così che, sapete, che la persona che gli ha sparato è diventato un pentito, 5 anni dopo, perché per quel sorriso lì. Nell'interrogatorio diceva, io in questi 5 anni non ho dormito la notte per quel sorriso lì, mentre gli stavo per sparare. È uno dei criminali più efferati della storia della mafia, e che quindi non è, diciamo, un uomo di facili sentimentalismi, che dice questo. Cosa ha visto in quel sorriso? Ha visto quello che vi sto dicendo. Quel sorriso ha ricreato quell'uomo. Gli ha detto, la cosa che stai facendo non sei tu, è una cosa che stai facendo sbagliata, ma tu sei molto di più. E io te lo dico sorridendoti mentre lo fai. Certo, lì siamo a un livello che ti saluto, cioè, magari. Però quello che mi ha insegnato quest'altro maestro è questo, se il primo mi ha insegnato che volevo fare l'insegnante, il secondo mi ha fatto vedere lo stile con cui avrei dovuto farlo, il tempo. Gli occhi, lo sguardo. La devo piantare perché il tempo è ormai finito. Vi leggo una cosa che mi piace molto. E poi diamo spazio per qualche domanda. Lettera di un ragazzo che scappa di casa al papà. Ve ne leggo solo un tratto. Tutto questo e le riflessioni fatte sulla natura degli uomini mi hanno persuaso che, benché sprovvisto di tutto, non dovevo confidare se non in me stesso. Ed ora che la legge mi ha reso responsabile di me stesso, ho raggiunto la maggiore età, non ho voluto più tardare a farmi carico della mia sorte. Io so che la felicità dell'uomo consiste nell'essere contento e perciò più facilmente potrò essere felice chiedendo l'elemosina che in mezzo agli agi che posso godere in questo luogo. Odio la vile prudenza che ci raffredda e lega e rende incapaci di ogni grande azione, riducendoci come animali che attendono tranquillamente alla conservazione di questa vita infelice senza altro pensiero. So che mi riterrai pazzo, come so che tutti gli uomini grandi hanno avuto questo nome. E poiché la carriera di quasi ogni uomo di gran genio è cominciata dalla disperazione, non mi preoccupa che la mia cominci così. Preferisco essere infelice che piccolo. Preferisco soffrire piuttosto che annoiarmi. Tanto più che la noia, fonte per me di depressione mortale, mi nuoce assai più che ogni disagio di corpo. I padri sono soliti giudicare i loro figli più favorevolmente di quanto li giudichino gli estranei, ma tu al contrario mi giudichi più sfavorevolmente di ogni altra persona. E quindi non hai mai creduto che io fossi nato a niente di grande. Forse non riconosci altra grandezza che quella che si misura coi calcoli e con il metro. Questa è la lettera che Giacomo Leopardi scrisse a suo padre
il giorno in cui decise di fuggire di casa. Poi la fuga fallì, perché era un po' imbranatello Giacomino, ma anche perché Recanati, 1800, questa qui quando lui ha 21 anni, quindi è nato nel 98, fate il calcolo, siamo nel 1898, io non sono mai stato bravo in matematica, se volete il perché poi ve lo racconto, ecco, del 19, e non era proprio banalissimo scappare di casa a quel tempo e procurarsi le risorse, non c'erano, però è questa frase che è grande, preferisco essere infelice che piccolo, soffrire piuttosto che annoiarmi, questa è una vita grande. Dante, che quando arriva in purgatorio e Catone si arrabbia e dice ma questo qui che ci fa qua? Perché è qui? Si sono rotte le leggi dell'inferno. Cosa gli risponde Virgilio? Le libertà va cercando, che è sì cara a chi per lei vita rifiuta. Cioè tutta la Divina Commedia è costruita attorno a un uomo che cerca la libertà, che è cara, lo capisce Catone che lo ha fatto, a chi per lei ti è disposto a sacrificarla, a chi per lei vita rifiuta. Che è sì cara a chi per lei vita rifiuta. E Dante si inventa questa cosa grandiosa di mettere un suicida, per ragioni di libertà, di fronte al dittatore, a custodia del purgatorio. E il senso del suo viaggio è libertà va cercando che è sì cara a chi per lei vita rifiuta. Preferisco essere infelice che piccolo, soffrire piuttosto che annoiarmi. Questo è quello sfortunato di Leopardi, no? Che noi insegnanti appunto vi presentiamo con la gobba. Non ce l'aveva la gobba. Non ce l'aveva. Non c'è una di Leopardi con la gobba, ok? Se ve lo dicono alzatevi in piedi, fate una rivoluzione, lanciate i banchi. No, la gobba no. Poteva avere tutto il resto, ma la gobba, Leopardi, no. Ok. Caro Alessandro, ho 15 anni, mi chiamo K, vivo nella città di K, non è un racconto di Kafka, è una lettera che ho ricevuto, ho cambiato le lettere e sto buttando la mia vita. Questa la dedico a insegnanti e genitori. Vado al liceo scientifico, ho dei buoni voti, faccio calcio e sono bravo, sono popolare. Ho tanti amici, se amici si considerano quelli con cui ti vai a fumare qualcosa al parco e quelli con cui chatti una volta su Facebook e siete diventati già i migliori amici di sempre. Ma non è questo il punto. La consapevolezza che hanno i quindicenni di oggi non è quella che crediamo e che ci raccontano. Punto numero uno. Io ricevo una quantità di lettere così ogni giorno che sarebbe bello appunto fare gli incontri solo leggendo le lettere e cominciare così appunto a capire cosa possiamo fare. Punto uno. Con le ragazze va tutto bene. Posso cercare chi voglio e starci insieme. Leggermente così maschilista. Ma è ormai da un anno che non sto più con nessuna. Non trovo più nessuna che mi sappia soddisfare. Mi spiego meglio, l'ultima relazione che ho avuto, mazza ragazzo, capitano di lungo corso a 15 anni, è stata con una 97, cioè neanche il nome, una 97. Vabbè, meravigliosi, siete meravigliosi. Una più grande di me e mi piaceva davvero. Io ero innamorato come Leo, personaggio del primo libro. Ci credevo sul serio, ma mi ha lasciato. Beh, te lo meriti. Da quel momento il bianco. Nulla, il nulla assoluto. Sono stato con molte ragazze, mi sono fatto tante ragazze in giro per le feste, al parco, a scuola. Ma nessuna mi faceva stare bene come lei, nessuna mi fa stare bene come lei tuttora. Premettendo che non sono gay, volevo sapere se hai da consigliarmi qualcosa o se hai da chiedermi qualcosa in particolare per riuscire a consigliarmi meglio. Allora, signori, queste lettere aiutano a capire che c'è un vuoto
un vuoto educativo. E le richieste sono, punto numero uno, l'aspetto affettivo, che in famiglia purtroppo, non so perché, non viene più affrontato. Io mi ricordo benissimo l'imbarazzo di mio padre quando mi fece il famoso discorso. Me lo ricordo. Dice, Ale, andiamo a fare una passeggiata, tu e io. Con lui facevamo solo cose che insomma non richiedevano parole, come si fa con i padri. Giochi, fai sport, ma la chiacchierata. Poi io avevo 11 anni, 12 anni, insomma, sapevo già tutto e mi divertivo a vedere come lui me lo spiegava. E allora facevo le domande. Dice, no, ma spiegami meglio questo che non l'ho capito. Però anche questo è importante. Il codice, la narrazione, la tradizione è in famiglia. I genitori hanno tutte le possibilità di educare i propri figli, anche quando sembra che li hanno perduti. È la creatività dell'amore che inventa e che risolve. Non ci sono soluzioni teoriche, sono le soluzioni che l'amore dà giorno per giorno. Punto numero due. Questo è bellissimo. Non ho stimoli, non riesco ad appassionarmi a nulla, comprese le ragazze, quindi ritorno al punto numero uno. Nulla riesce a darmi soddisfazione e la mia vita così è il bianco più totale. Non voglio buttare la mia vita e l'adolescenza. Come posso fare? Vedete, qui c'è, nel punto numero due, c'è la richiesta di un'unicità da trovare, da realizzare. E lui chiede a un perfetto sconosciuto, come posso fare? Non voglio buttare la mia vita e l'adolescenza, come posso fare? Allora, quando noi grandi, un po' più grandi, ci illudiamo che questi ragazzi non abbiano una testa e un cuore, in realtà ce l'hanno, e come? E io questo ve lo dico perché leggo queste lettere tutti i giorni. Siamo noi che non abbiamo più tempo di ascoltare. Io alla fine di un anno scolastico mi devo chiedere, sono cresciuto nella mia capacità di voler bene a questo alunno con nome e cognome e a questo collega con nome e cognome? Non è una domanda sentimentale, perché vuol dire che se la risposta è sì, io sono cresciuto. Se la risposta è no, vuol dire che sono rimasto fermo. E quindi sta cominciando quel lento declino che mi porterà a odiare la mia professione. Perché l'unica maniera di starci dentro è questa. Bene, tutto questo discorso, perché ve l'ho fatto non lo so, però sono le 22:30, io qui mi fermo, avevo detto che avrei parlato 40 minuti, invece ho parlato un'ora e un quarto, vi chiedo scusa, ma insomma è che sono un po' logorroico. E quindi adesso diamo spazio, non lo so, a qualche vostra domanda, curiosità se volete, e quello che vi auguro ai ragazzi qui presenti e di non avere paura di questa vocazione unica che vi portate dentro anche quando sembra non emergere, e agli insegnanti e ai genitori qui presenti di avere la pazienza, il coraggio e soprattutto il tempo per incoraggiare questa vocazione, mettersi lì accanto e a volte con silenzio, a volte solo il silenzio, la distanza, il rispetto di questa vocazione, a volte invece un incoraggiamento diretto, con quella creatività che l'amore sa trovare. E allora sì che l'adolescenza sarà un periodo veramente grandioso, da cui si esce con le ossa rotte, ma con le idee abbastanza chiare su quello che viene dopo. Perché, ragazzi, voi siete il frutto di una cosa molto piccola, che è lo sguardo che c'è stato tra i vostri genitori. Era una cosa così piccola che nessuno avrebbe potuto dire che veniva fuori Adelina da quello sguardo. Eppure era là dentro. Allora a volte disprezzare i semi di rosa può fare dei grandi danni. E non è sentimentalismo dire che in quello sguardo c'era già tutto. In potenza c'era già tutto. Dipende poi da quanto noi mettiamo in gioco la nostra vita perché questo tutto venga raggiunto. Ma è già lì. Vi auguro di avere la pazienza di costruirlo insieme ai vostri figli e per i vostri figli. Grazie.
Ad Alessandro Davenia, insegnante e scrittore di successo, perché ha saputo trasmettere con passione ai giovani quei valori nei quali l'associazione attivamente si riconosce. Grazie. Apro. Ecco, una precisazione. Insegnante e scrittore di successo è una cosa che non mi piace molto. E se facciamo una correzione alla parola successo, facciamo così: che il successo non è l'applauso delle persone, ma è occupare il proprio posto nel mondo, essere fedeli alla propria vocazione. Io per questo ritengo di avere successo, ma non il successo che è nello sguardo degli altri. La mia vita la vedo, la sento piena perché sto facendo esattamente quello che mi riesce.